Nel gennaio 1933 Adolf Hitler andò al potere in Germania. Ebbe inizio così uno dei capitoli più oscuri della storia moderna. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale nel 1939, l'eliminazione di coloro che i nazisti consideravano nemici dello Stato era iniziata. Fu intrapresa una campagna speciale contro gli ebrei. Vennero costretti nei ghetti, in campi di lavoro e infine trasferiti nei campi di sterminio. Nel 1945, 11 milioni di esseri umani erano stati sterminati. Di questi, 6 milioni erano ebrei, uomini, donne e bambini, 2/3 della popolazione ebraica europea. Questo genocidio è noto come l'Olocausto, oppure con la parola ebraica la Shoah, che significa sterminio. Mentre stavamo girando Schindler's List in Polonia, nessuno di noi avrebbe potuto prevedere l'impatto che il film avrebbe avuto su chiunque lo avesse visto. Come sopravvissuto? Per miracolo. I sopravvissuti all'Olocausto visitavano il set e ci raccontavano le loro esperienze. Noi ne eravamo commossi. Ci rendemmo conto che ciascuna esperienza era unica, straordinaria, ed era soprattutto un importante pezzetto di storia. L'intuizione di raccogliere il maggior numero possibile di testimonianze di sopravvissuti e il sogno di poterle rendere accessibili per un fine educativo nacque proprio dall'esperienza fatta da Steven Spielberg girando Schindler's List. C'è un detto ebraico: se salvi un'anima, salvi il mondo. Capisci? L'intero mondo. Il mondo. Questa è la mia opinione. E così la Visual History Foundation per i sopravvissuti alla Shoah è nata per registrare e conservare decine di migliaia di testimonianze di sopravvissuti all'Olocausto per le future generazioni. Per la prima volta nella storia avremo a disposizione migliaia di ore di resoconti di testimoni oculari. Una avanzatissima tecnologia computerizzata permetterà a persone di ogni età in tutto il mondo di interagire con il passato come mai prima d'ora. Quello che uno deve fare in un nuovo paese è imparare la lingua, prima di tutto. Dato che la maggior parte dei sopravvissuti all'Olocausto ha 70 o 80 anni, la fondazione è in corsa contro il tempo. Un'equipe validissima di storici, cineasti, educatori, archivisti e tecnici del computer è venuta a crearsi per realizzare questo ambizioso obiettivo. Ma sto correndo troppo. Cominciamo dal principio, dal Dipartimento di Ricerche della fondazione. Il Dipartimento di Ricerche lavora incessantemente per rintracciare i sopravvissuti attraverso i programmi di ricerche delle comunità e delle organizzazioni per l'Olocausto già esistenti. Nello sforzo di costituire un'equipe di intervistatori qualificati, lo staff per le ricerche conduce sessioni di addestramento in tutto il mondo. Quello che cerchiamo di fare con questo genere di interviste è raccogliere dati alle fonti, il materiale che gli storici usano per ricreare il nostro passato. Quello che abbiamo appreso dall'inizio del progetto è che ci sono differenti tipi di interviste. C'è l'intervista terapeutica, quella giornalistica e quella storica. Noi abbiamo cercato di trarre il meglio da ciascuna di esse. Ho intervistato una donna che era stata internata ad Auschwitz-Birkenau e incaricata di controllare e dividere i vestiti appartenuti a persone che erano già state asfissiate col gas. La donna raccontò come, mentre frugava tra i vestiti, avesse trovato un piccolo album di fotografie che aveva dato a sua sorella prima di partire da casa. E così venne a sapere che sua sorella era stata mandata alle camere a gas. E si tenne il piccolo album di fotografie in una scarpa per tutto il tempo che rimase al campo e così riuscì a salvarlo. Sopravvissuti alla Shoah, che posso fare per lei? La fondazione si affida al grande impegno di un nucleo di volontari, molti dei quali sono essi stessi dei sopravvissuti. Quando prendo il telefono capisco immediatamente chi è all'altro capo. Non voglio dire uomo, donna, voglio dire è un sopravvissuto. È il figlio di un sopravvissuto, seconda generazione, terza generazione, a volte nipoti. È qualcuno che vuole offrirsi come volontario, che ha sentito da qualcuno che forse sarebbe stato possibile. A volte succede, la storia comincia a venire fuori. Tutta la mia famiglia è stata spazzata via. Sì, cugini, nonni, tutti quanti. Gli uffici della fondazione, sparsi in tutto il mondo, sono in attività ogni giorno. I coordinatori regionali sono responsabili dell'organizzazione del lavoro di intervistatori e teleoperatori.
Il nostro compito è coordinare tutte le interviste. Queste persone che hanno contattato una delle 100 linee telefoniche forse hanno letto del nostro progetto, oppure i loro figli, i loro nipoti sono venuti a farci visita dicendo di volere che i loro genitori o i nonni rendano testimonianza. Questo è mio nonno. E noi diciamo che vogliamo andare a casa loro, vogliamo sapere della loro vita prima, durante e dopo la guerra. L'intervistatore deve essere una persona che partecipi, che sia aperta. Decisamente esiste un processo di identificazione. Non sorprende che le difficoltà logistiche di questa organizzazione internazionale siano enormi. Il Dipartimento di Produzione, giorno dopo giorno, pianifica e realizza interviste 24 ore su 24 in 30 e più lingue. Un anno fa c'erano soltanto poche persone qui. Sognavamo di realizzare una cosa del genere e adesso è fatta. Mi dai i brividi. Per me è straordinario. Siamo veramente internazionali. Il nostro raggio d'azione è globale. In Russia i sopravvissuti sono molto poveri, sono smarriti. Dopo la guerra hanno sofferto, sono stati mandati nei campi, nel gulag, in carcere, perché avevano chiesto il visto per andare in Israele. Non è molto piacevole. Un signore mi ha telefonato dopo aver reso la sua testimonianza. Non avevo mai parlato di quanto mi è accaduto, ha detto. I miei genitori vennero uccisi ad Auschwitz più di 50 anni fa e solo adesso ho potuto dare loro la sepoltura onorevole che meritavano, perché quando sono morti io non ero là. Era così cortese e riconoscente. Sono sicura che riuscirà a dormire più tranquillo adesso. Quando un'intervista è completata, le copie originali vengono spedite al quartier generale di Los Angeles, dove sono scrupolosamente controllate ed inserite nell'archivio. Era una vita fatta di incubi. Non potevi più guadagnarti da vivere, non potevi più uscire per la strada. Ti trasferivano, ti picchiavano. Era impossibile. Ogni volta che mio padre usciva e mia madre andava in qualche posto per qualcosa, pensavo, torneranno. Tremavo continuamente per la paura. Il Dipartimento Catalogazione è dove la storia incontra la tecnologia. Ogni intervista viene visionata da un'equipe di catalogatori forniti di vaste cognizioni storiche. Un programma appositamente elaborato consente loro di rubricare il contenuto di ogni intervista. Questo sistema permetterà di individuare tutte le testimonianze concernenti ogni argomento menzionato dai sopravvissuti. La catalogazione viene eseguita con i metodi più aggiornati della scienza archivistica. D'altro canto, i metodi tradizionali non sono sufficienti. Così, per l'Olocausto abbiamo dovuto elaborare un metodo di catalogazione e indice specifico. È una sorta di matrimonio tra la tecnologia, la scienza archivistica e la storia. Ahaya hai matai ikhob di li. I love you so. Quando le testimonianze saranno state tutte raccolte, la Fondazione le renderà accessibili per fini educativi in svariati modi: documentari, programmi, CD-ROM e libri. Ma il più avanzato mezzo di distribuzione e la spina dorsale dell'archivio sarà l'accesso online. Computer come questi saranno collocati in musei, università, nelle organizzazioni per l'Olocausto sparse in tutto il mondo, fornendo l'accesso all'intero archivio delle testimonianze. Questo è quello che tecnicamente si chiama interfaccia utente. In un certo senso è quello che rende questa tecnologia, forse per la prima volta, calda, umanizzata. Cosa sono questi volti? I volti che vedi sono tante vite e fortunatamente nel caso di sopravvissuti alla Shoah le loro vite sono state risparmiate dall'Olocausto e sono vissuti per raccontarci quel che gli è accaduto. Dopo aver reso le testimonianze, ore di fedeli testimonianze, hanno riunito in casa i loro familiari e noi abbiamo fotografato le famiglie. Tutte le generazioni che esistono oggi grazie a loro, ai sopravvissuti, dimostrano che davvero se salvi una vita, salvi il mondo. E il vuoto che c'è per quelli che sono morti? E quelli che sono morti, se fossero sopravvissuti, forse avrebbero potuto trovare una cura per il cancro, una cura per l'AIDS. Butti via la scienza, butti via la medicina, butti via il futuro. E noi stiamo cercando di recuperare qualcosa, cerchiamo di sensibilizzare la gente perché questo non possa mai succedere di nuovo. Così ci muoviamo attraverso questo mondo di facce.
ieri, oggi e domani. E qui abbiamo tutti i nomi di tutti i sopravvissuti che in questi primi 3 anni hanno reso 50.000 testimonianze. 50.000 sui 300.000 sopravvissuti tuttora viventi. Ma fra 10 anni non ci saranno più molti sopravvissuti. Quindi è il momento di raccogliere più testimonianze possibili su videotape. Con ogni nome vedi una fotografia e un piccolo sommario della loro vita. Ecco, batto un nome. Henry Rosemary. Eravamo molto giovani, io avevo solo 19 anni a quel tempo. L'essenziale è che Harry ci abbia dato ore di precisa testimonianza su quanto gli accadde durante l'Olocausto, su com'era la sua vita prima dell'Olocausto, com'era la sua vita durante, chi ha perduto, chi è sopravvissuto. Pesi e difficoltà sempre maggiori nella tua vita. Parliamo di sua moglie. Janet racconta del loro incontro. Richiamo questo, ora premo play. Allora nel campo di concentramento pensavo a lui, ma non sapevo niente. Se ci saremmo incontrati di nuovo, ma era destino. Così siamo insieme. Lui suona l'armonica e il motivo per cui è sopravvissuto gli ha salvato la vita. Quando i sopravvissuti parlano quasi come un documentario vivente online, ha automaticamente carte geografiche, fotografie e veri e propri documentari filmati e fotografici dei ghetti dove vivevano, dei primi campi di lavoro dove stavano. Vengono richiamati da quello che stanno dicendo e al momento giusto verranno inquadrati. Vedi, stai quasi guardando un documento vivente dell'esperienza di una persona nell'Olocausto. Penso che questo debba essere insegnato nelle scuole. Credo che venti di tolleranza stiano intaccando il macigno di odio che grava sull'Olocausto, come sulla schiavitù dei neri, come su quello che il nostro paese ha fatto agli indiani d'America. Di questo si tratta in tutte le storie, odio e intolleranza, in varie forme. Io ho ritenuto che fosse mio immediato dovere trovare il modo di prendere tutti i sopravvissuti che fossero venuti da me a dire: per favore, racconta la mia storia, non scegliendo un attore che interpretasse il loro ruolo, ma lasciando che rappresentassero se stessi e trovando il modo di documentare la loro verità e poi di partecipare a questa esperienza a tutti coloro che, sia singolarmente sia attraverso il sistema scolastico, ne fossero interessati. In questo paese e in tutto il mondo si deve imparare quello che è successo. Sai, è una vita. È vedere qualcuno che parla delle sue esperienze e di quello che ha passato. L'impatto è persino maggiore di quello di un libro. Non riguarda un gruppo di persone, ma riguarda tutti noi come esseri umani. E in tutto il mondo, non solo americani, non solo europei, non solo africani, asiatici. Ci siamo dentro tutti. Noi diamo per scontata la vita e loro hanno sofferto tanto e apprezzano la vita. Mentre alcuni di noi che nella vita hanno tutto non sono capaci di apprezzarla. Mi ha fatto valutare la vita di più. Schindler's List è stata soltanto una piccola pietra che ha creato una grande valanga chiamata Shoah. Testimonianze della Shoah. E io mi auguro che nessuno possa più fermarla. La gente deve imparare che non ci sono differenze tra i popoli. Quale che sia il colore, quale che sia la religione, non importa, noi siamo tutti uguali. E siamo tutti qui per lo stesso proposito e la stessa ragione, cioè vivere e godere la vita. È tanto facile cadere in questo cataclisma abissale di odio. Considero l'educazione come una cura. Passando nel 21° secolo, il mondo, l'Europa in particolare, erediterà un indigesto pezzo di storia. La Shoah, che non può essere compresa, non può essere perdonata e non deve essere dimenticata. L'unico dono alle anime dei morti e ai sopravvissuti che restano è dire con tutto il dolore e con tutta la rabbia: questo è davvero accaduto. Thank you.
Ringraziamento speciale ai volontari, grafici video, intervistatori e a tutti coloro il cui appoggio e la cui generosità rende possibile il lavoro della Fondazione. Il programma che avete visto è una presentazione per il servizio pubblico non a scopo di lucro. Ogni eventuale provento sarà a beneficio della Survivors of the Shoah Visual History Foundation per consentire la conservazione della storia dell'Olocausto a fini educativi. Martedì 6 maggio, tra poco al TG1, il governo pone la fiducia sulla manovra.